Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Blind Forest Definitive Edition, registrato in 4K e 60 fps su PC. Nello scorso episodio avevamo affrontato e completato il DLC di Ori and the Blind Forest, ovvero le tane della radice nera in cui avevamo anche scoperto la storia di Naru. Ed ora siamo pronti per andare al gran finale, nell'ultima zona del gioco. Quindi dobbiamo fare tutto questo percorso, magari prendere anche quel punto abilità che è rimasto lì a guardarci, e superare tutta questa zona oscura per arrivare poi all'ingresso del Monte Oru. Vai, andiamo. Attraverso di nuovo la foresta profonda. Ora ci possiamo muovere molto più in scioltezza, come vedete. Là l'avevamo preso, ok. E qui ora possiamo salire, cosa che prima non potevamo fare grazie al salto caricato. Infatti qui sopra vediamo un gufo. E qui è protetta da un marchingegno che, come ben sappiamo ora, deve essere attivato da, vediamo se la trovo, deve essere attivato da una lanterna che deve essere accesa dal potere della luce, che immagino però sia nella tana del ragno. Quindi dobbiamo venirci qui sopra, sì, ma un attimo dopo. Intanto io qui uccido tutti i mostri con il colpo a terra, anche se mi hanno fatto molto male. Poi torniamo qui sopra. Eccoci qua. Ed ecco la lanterna da accendere. No, tieni premuto. Hop. E vai. Ed ora possiamo andare a prendere quel prezioso punto abilità che non è da questa parte. Io intanto salvo ogni tanto, spammo il salvataggio per curarmi, come ben sapete. Abbiamo anche sbloccato questa utilissima abilità, che è la rapidità. Ecco qua. Sarà respawnato anche il gufo? Sì, mannaggia lui. Eccola. Cellula abilità. Ed ora possiamo anche sbloccare quindi una nuova abilità, immagino. Fiamma rapida. Permette di lanciare la fiamma dello spirito più rapidamente. Prendiamola immediatamente. Ora siamo rapidissimi, siamo delle macchine da guerra. Guardate. Gatling proprio. Sì, dobbiamo continuare da questa parte ed andare verso il basso e poi tutto a destra. Come avevamo fatto la prima volta. Hop. I ragni possiamo anche evitare di ucciderli, anche se questo dà un po' fastidio, quindi lo secchiamo. Anche lui. Qui sotto c'era magari un qualcosa da prendere. Forse sì, però dai, non è ora il tempo di farlo. Ora è il tempo di andare avanti. Quindi andiamoci. Hop, hop. Possiamo salire grazie ai venti che si sono liberati. E possiamo andare a prendere quest'altra cellula abilità. Ed eccoci qua. Questa è una zona completamente nuova, come vedete. Da qui in avanti è tutto nuovo. Quindi salviamo. E infatti i nemici sono anche molto più resistenti. Abbiamo questi nemici di fuoco ora. Anche lui è resistente, eh. Però noi ormai siamo delle mitragliatrici. Giustamente ci siamo difesi. Andiamo a prendere questa cellula di vita. Ed si sale. Questo è un muro che sappiamo come rompere. Esattamente.
E questo ci permetterà di attivare un altro marchingegno. L'ho usato per uccidere quell'altro nemico. Questo invece è un nemico che è un po' più tosto perché non possiamo in nessun modo... Ah, questo che non viene distrutto in questo modo. Non possiamo deflettere quel laser, possiamo solo scappare. Mentre lui invece possiamo mandarlo. Bene così. Mi ha one-shottato. E questa d'altronde è la difficoltà difficile, non mi posso lamentare. Vai, mitragliatrice. Pa, 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 pa. Vai, andiamo veloci. Vieni, bro. Suori, se diventi bravino, riesci ad andare davvero molto veloce ed è anche sempre più divertente. Ora io sono un cretino. Continuo a morire come uno stupido. Io però l'esperienza che danno questi la vorrei prendere, quindi me la faccio. Ecco qua, tu invece ti uccido in questo modo. Oh no! Rallentamento incredibile! Il gioco sta per morire? Non mi si muove più il... Ok. Ah, si è scaricato il joystick. Pausa. Pausa, cambio pile. Rieccomi. Uè, attento, mostro. Voleva prendermi proprio mentre ero disarmato. Questa volta salviamo. Ecco. Vieni tu. Grazie. Vai veloce. Tac. Ecco, per fortuna nel secondo Ori hanno limato molto i difetti del primo Ori. Alcuni li hanno addirittura eliminati del tutto. Il secondo Ori è praticamente un gioco perfetto. Quasi perfetto. Con la rapidità è ancora più facile sfuggire a questo nemico. Quasi più facile. Ok. Però diamo un'occhiata qui dietro. E infatti c'è un pozzo dello spirito in cui poterci riposare. Qui non c'è nulla. Qui sopra neanche. Non abbiamo abbastanza punti e abilità da spendere, quindi continuiamo. Tu mostro. Va bene. Me lo sono tirato addosso praticamente. Ok. Si salva e si avanza. Qui iniziamo a vedere il fuoco del vulcano. Per andare avanti qui bisogna sfruttare i colpi di questi mostri infuocati. Si può andare qui sopra, evitare questo laserone e prendere una cellula energetica. Un altro colpo, grazie. E tu puoi andare a morire, Rana. No, sono io che sono andato a morire. Perfetto. Devo anche rifarmi quindi anche questa parte. Però, come vedete, è abbastanza semplice in realtà. Ah, ok. Quindi devo attirarlo prima il laser. Ecco, tipo devo fargli iniziare a sparare qua. Bene, così. E poi scappare di nuovo. Ecco fatto. Bene.
Mentre qui si può cadere, però ci serve qualcosa di un po' più forte per romperlo. Prima di tutto salviamo. Poi facciamoci sparare da questo mostro. E anche da quest'altro. Ecco qui. Tu, vaffanculo. Fuori dalle palle, va. Attento di sotto. Sasso! Come si urla in montagna quando sta cadendo un sasso. Eccoci qua. Altro mostriciattolo. Queste non scottano. Possiamo starci sopra quanto vogliamo. Però se sono riempite di lava da quei nemici lì, invece sono pericolose. Qui si può fare così. Aia. Non sono proprio perfetto, in questo gameplay. Però abbiamo preso un'altra cellula abilità. Qui sopra non sembra esserci nulla, quindi si torna giù. Ma dai! Va bene. Purtroppo quando hai così poca vita vieni ucciso da qualsiasi cosa, esattamente. Devi prenderlo un attimo con calma. E riuscire a tornare in un punto più comodo. Ecco, fare così. Per risalire, tranquillamente si sale. Fuori tutte e due. Ed eccoci arrivati al Monte Oru. L'oscurità li portò in questo luogo abbandonato. Ai cancelli del Monte Oru fu presa una decisione difficile. È la fonte di calore di Nibel e tutta la sua gloria è bruciata. Dobbiamo fare attenzione, molti di quelli che sono entrati in questo luogo non hanno più fatto ritorno. E noi entreremo. Eccoci al Monte Oru. L'elemento del calore è vicino, ma la montagna non l'ho mai vista così. Siamo arrivati fin qui, in mezzo a tanta sofferenza, non puoi rinunciare ora, dobbiamo provarci fino in fondo. E questa sarà una delle parti più difficili del gioco, veramente questa volta. Abbiamo il pozzo dello spirito che è così vicino ma così lontano, dato che è immerso nella lava. E questa pietra calda, bisogna stare attenti perché se ci si sta sopra a troppo tempo ci si scotta. Ora io non voglio farlo perché non voglio già perdere altra vita. Userò un altro po' di energia per ricaricarmi. Ed ora si parte, ragazzi. Let's go! Ok. Allora quel mostro non ci ha più capito nulla. Bene così. Stiamo avanzando molto bene. Per adesso ai lati non possiamo andare perché è tutto pieno di colate laviche che ci ucciderebbero al passaggio. Dobbiamo continuare a salire però. Ecco, di qua non possiamo andare.
Smitragliamo quel nemico. E sfruttiamo i colpi di questi mostri per salire. Qui c'è un punto nascosto e un luogo in cui inserire il frammento della mappa di pietra, che purtroppo non abbiamo ancora. Eccoci arrivati. No! Ok. Siamo arrivati in cima al Monte Oru. Ed ora inizierà la discesa. Ma per questo video è tutto. Ti ricordo di lasciare un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Non manca molto alla fine del gioco. Entro 2 episodi dovremmo aver finito tutto. Perciò iscriviti al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video.